La fuga di Tartini da Padova è un episodio celebre nella vita del compositore, ma non lo è quanto quello sull'origine della sonata del diavolo. Così come lo descrive Joseph-Jérôme de Lalande di ritorno nel 1765 dal suo Grand Tour in Italia. Sognò una notte nel 1713 di aver fatto un patto e che il diavolo era al suo servizio. Tutto gli riusciva secondo il suo piacere, le sue volontà erano sempre prevenute, i desideri sorpassati dai servizi del suo nuovo domestico. Infine, si immaginò di dargli il suo violino per vedere se fosse capace di suonargli delle belle melodie. Ma quale fu mai il suo stupore nell'ascoltare una sonata così singolare e bella, eseguita con una superiorità e intelligenza tale, quale non aveva mai sentito e nemmeno immaginato in vita sua, e che potesse reggere il confronto. Provò una tale sorpresa, rapimento e piacere da perdere il fiato. Fu risvegliato da quella violenta sensazione. Prese immediatamente il suo violino, sperando di ripetere una parte di quello che aveva ascoltato, ma invano. Il pezzo che compose al momento è in verità il più bello che abbia mai fatto e lo chiama ancora la sonata del diavolo, ma era così inferiore a quella ascoltata che avrebbe fatto a pezzi il suo violino e abbandonato per sempre la musica se fosse stato in grado di fare a meno dei mezzi di sussistenza che gli procurava. La dimensione onirica, la dimensione del sogno, viene ripresa in un brano di nuova composizione scritto da Luisa Antoni e che oggi eseguirò per la prima volta. Musicista, musicologa e giornalista triestina, Luisa Antoni si interessa da sempre di Giuseppe Tartini e contribuisce alla sua riscoperta con articoli, concerti, servizi televisivi e radiofonici, ricerche musicologiche. In questo brano, per violino solo, Il sogno après le maestro T, la compositrice riprende il mito del sogno di Tartini e lo trasferisce in un'ulteriore dimensione onirica, in cui frammenti della sonata del diavolo emergono e si sfaldano, come un sogno nel sogno. Il brano è scritto in memoria di Enzo Porta, grande violinista e didatta scomparso nel novembre del 2020, nel periodo in cui il brano veniva scritto. Questa dedica e questa prima esecuzione assoluta le condivido con una particolare emozione, perché 20 anni fa, subito dopo il diploma, studiai per un anno con il maestro Enzo Porta e lavorammo proprio su alcuni brani del repertorio per violino solo del Novecento, repertorio di cui era un grande cultore e un esperto. Sicuramente da quel seme, da quell'esperienza, oggi posso dire di raccogliere i frutti.